Come vedete sono all'interno del bellissimo stand dell'Antbot. Hanno appena lanciato questo nuovissimo modello. Il suo nome è Antbot Genie 1000 ed è la seconda generazione di Toserba in casa Antbot. Questo modello devo dire che mi ha veramente impressionato, sia per quanto riguarda la navigazione, il riconoscimento degli ostacoli, perché è dotato di antenna RTK e addirittura di 4 telecamere. Potete attivarlo e comandarlo direttamente tramite smartphone o anche dai tasti presenti sopra al case del Toserba. Ora andiamo a fare un test per quanto riguarda il riconoscimento degli ostacoli. Come avete visto, ha riconosciuto l'ostacolo che ho posizionato e ha cambiato la direzione, per cui sarete molto sicuri se avete animali o anche bambini che girano all'interno del giardino, perché guardate anche con le persone come riconosce. Adesso mi provo a posizionare davanti, avete visto, mi ha riconosciuto, riesce a tagliare prati fino a 1000 metri quadrati, ma è presente anche un modello che riesce ad arrivare a 3600 metri quadrati. Come accessorio potete anche acquistare la tettoia protettiva esattamente strutturata e progettata per questo modello, così da renderlo funzionante nonostante sia un modello dotato di antenna RTK. Spero che si veda bene dalla telecamera. Va collegata alla base tramite questi connettori. Qui c'è anche il trasformatore per la corrente. Altra caratteristica importante di questo robottino è che è anche dotato di sensore della pioggia, è questo che vedete, spero che si veda dalla telecamera, per cui se sentirà delle gocce durante l'utilizzo il robottino tornerà direttamente alla base. È dotato di 4 telecamere che gli permettono di avere un riconoscimento in qualsiasi situazione. Riesce a unire due sistemi di visioni, sia l'RTK che l'antennina che vedete là in fondo, ma anche il sistema Quad Vision creato dal l'unione di tutte le telecamere presenti all'interno del robottino, che hanno anche la capacità di riconoscimento degli ostacoli. E se guardate, sono stati disposti in tutti gli angoli, ce ne sono due nella parte frontale e altre due nella zona laterale, una nella parte sinistra e l'altra nella parte destra. La somma dell'RTK più del Quad Vision vi permette di avere una delle navigazioni migliori per quanto riguarda il robot taglierba, ed è anche dotato di intelligenza artificiale, che sicuramente è un altro plus per quanto riguarda la navigazione. Devo dire che mi piace tantissimo anche il layout, a due ruote motrici situate nella parte posteriore, quale due ruote omnidirezionali. Qui troviamo il disco di taglio con addirittura 5 lame e all'interno della dotazione sono presenti anche delle lame di scorta. Per quanto riguarda la pulsanteria, abbiamo il tasto stop che serve per fare una fermata di emergenza per qualsiasi problema durante il taglio, anche se onestamente con tutti i controlli che ha sicuramente non ci sarà mai l'occasione di doverlo schiacciare. Qua c'è il tasto play che serve per far attivare il taglio, il tasto spegnimento per accenderlo o per spegnere il nostro robottino, e qua c'è il tasto che serve per fare ritornare alla dock station il robottino. È dotato di pin come i cellulari, per cui una volta impostato, se non verrà inserito il pin corretto, il robottino non si muoverà. E per quanto riguarda l'installazione, è veramente un robot plug and play. Praticamente vi basterà scaricare l'applicazione. Come vedete ha già fatto la mappatura di questa zona. Devo dire che hanno anche inserito un bellissimo sentiero di collegamento, perché se guardate il modello che hanno creato è dotato di due giardini collegati da questo sentierino. Caratteristica molto importante e utile soprattutto per chi ha case con giardini separati. Potete anche mettere in pausa il robottino e adesso lo andiamo a fare in diretta. Avete visto come si è fermato? Per farlo ripartire vi basterà schiacciare avvio, e se lo volete far tornare alla base di ricarica vi basterà schiacciare il tasto home. Per quanto riguarda le personalizzazioni, potete programmare il taglio, ovviamente non è stato programmato perché questa è una demo. Potete anche cambiare l'altezza di taglio e potete anche attivare o disattivare il sensore della pioggia. Come vedete è disattivato perché qua siamo al coperto. Ci sono tutte le lingue principali europee: inglese, tedesco, italiano, spagnolo e francese. E ultimo ma non importanza, per quanto riguarda la gestione delle mappe, che adesso vado a zoomare, potete anche cambiare la mappa utilizzando la modalità editing, aggiungendo varie personalizzazioni. Adesso non lo vado a modificare perché ovviamente questa è una demo. E per quanto riguarda l'altezza di taglio, potete regolarla direttamente dall'applicazione partendo da 30 mm di taglio fino a un'altezza di taglio di 70 mm. Io vi consiglio una via di mezzo. Il mio prato di solito lo taglio intorno ai 40-50 mm, e vi consiglio anche di utilizzare questi robottini con un taglio magari settimanale, così da avere un manto sempre curato
accurato e soprattutto alla stessa altezza. Tra l'altro riesce a tagliare anche ad estreme pendenze, per cui lo potrete utilizzare anche se avete un giardino con pendenze superiori del 30%, fino a un massimo del 45%. E adesso sta tornando alla base, guardate la precisione, spero che si veda bene dall'inquadratura. Vediamo la connessione coi connettori di ricarica, 3, 2, 1 ed eccolo qua, viene venduto sul mercato intorno ai 1299 euro. Ovviamente ci saranno anche dei codici sconto e devo dire che per un robot RTK con queste caratteristiche e questa capacità di navigazione, costare appena poco sopra i 1000 è veramente un record, perché dispositivi che hanno queste caratteristiche normalmente sul mercato vengono venduti anche a più di 2000 euro. Se per caso avete dei giardini più piccoli, c'è anche la versione che riesce a tagliare un giardino con una superficie fino a 800 metri. Se invece avete una casa super grande con un mega giardino, che è la versione che può tagliare fino a un giardino di 3600 metri. Ringrazio tantissimo Antbot che mi ha ospitato nel loro stand. Se volete altri video come questo, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E io, come sempre, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!